Da Taranto a Toronto, una tarantina è diventata parlamentare in Canada e sta scalando i vertici istituzionali. È stata premiata a Nardò. Sentiamo Marco Renna. La Puglia è presente in tutto il mondo e allora val bene un premio per la Puglia, per esempio nella bella Nardò, città illuminata dal barocco, quel barocco minore che è valso un percorso di valorizzazione turistica importante. La regione Puglia e il comune di Nardò celebrano i protagonisti di ogni esperienza fatta all'estero, un'esperienza che vale più di 1000 spot pubblicitari e che identifica il significato dell'italianità e magari, diciamolo pure, della salentinità anche oltreoceano, come nel caso dell'onorevole Laura Albanese, ministro della cultura del distretto dell'Ontario, sublime territorio nel cuore del Canada, un politico americano di origine tarantina. L'abbiamo fermata dinanzi al magnifico teatro comunale di Nardò, dove ieri pomeriggio è stata premiata con il premio Puglia. È stato veramente piacevole in effetti essere accolti in questa cittadina che, da quello che ho potuto vedere facendo l'escursione, pur quanto breve, sicuramente ha rivestito un ruolo importante nella storia culturale della Puglia. È veramente un gioiello nascosto. Il suo impegno nella politica oltreoceano certamente non le impedirà, non le avrà impedito o vietato di tenere stretto quel legame almeno sentimentale con la sua terra d'origine, che sembra azzerare tutte le distanze fisiche. In effetti alcuni miei colleghi mi dicono hai cambiato poco da Taranto a Toronto, solo un paio di vocali, ma in effetti la mia regione d'origine è sempre nel mio cuore, la porto con me, è un retaggio culturale che fa parte di te stessa. Onorevole, un saluto ai tarantini e alla città di Taranto. Mi manca sempre tanto, un saluto a tutti, è la città che ho sempre nel cuore.